abbiamo le stesse idee, diciamo. Posso provare a sintetizzare io, poi sicuramente il dottoressa Di Domenico aggiungerà qualcosa. Prego. Parto. Allora, guarda, abbiamo capito, noi ovviamente parliamo soltanto sul piano tecnico, come problematicità, ma soprattutto come occasione per intervenire in questo settore della trascrizione, perché è molto importante anche da un punto di vista finanziario. Attualmente la trascrizione è prevista, la norma sulle trascrizioni prevede il contratto che la gara si faccia per 2 anni. E questo è già il primo profilo di problematicità, perché il tempo necessario per organizzare una gara è talmente elevato e le difficoltà sono talmente tante che 2 anni è un termine troppo esiguo. Quindi l'articolo 51 dovrebbe essere la proposta, è questa, di cogliere questa occasione e di aumentare da 2 anni a 5 anni la durata del contratto successivo ad una regolare gara di affidamento secondo le norme del codice dei contratti pubblici, ed è la prima proposta. L'altra è la problematicità maggiore che troviamo è quella intanto mi pare di capire che la norma non ha una copertura di spesa, non c'è una norma di copertura finanziaria, perché questa idea di generalizzare la riproduzione audiovisiva e soprattutto di generalizzarla sia per il dibattimento che per per l'attività di assunzione di interrogatorio o di assunzione di informazioni svolta sia dal pubblico ministero che dalla polizia giudiziaria, comporta un impatto molto rilevante, perché significa intanto bisogna chiarire nella norma se giustizia dovrà occuparsi di espletare la gara per l'affidamento di questo servizio non soltanto per gli uffici giudiziari, ma anche per l'attività svolta dalla polizia giudiziaria. E quindi non soltanto carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, ma anche polizia municipale e tutte le altre forze di polizia giudiziaria. Quindi diciamo, questa è una cosa che va chiarita, perché è chiaro che ai fini di omogeneità, la cosa più logica sarebbe che facesse tutto il Ministero della Giustizia, ma i costi sono notevoli e le difficoltà organizzative anche, e quindi va chiarito e vanno reperiti i fondi necessari. Poi questo è per quanto riguarda la problematicità, diciamo, la problematicità della norma. Poi ci sono invece cioè, si potrebbe cogliere l'occasione di questo disegno di legge per cercare di fare un servizio più moderno rispetto a quello che c'è attualmente, perché la norma attualmente, anche il disegno di legge, non fa altro che estendere la ripresa audiovisiva, ma conservando l'impianto attuale, che è un impianto che risale all'89 e non tiene conto delle innovazioni, dello sviluppo tecnologico enorme che c'è stato, che si è verificato dall'89 ad oggi. Quindi quello che si potrebbe fare in questa disposizione sarebbe spingere, diciamo, il Ministero della Giustizia, nel momento in cui farà la gara per la trascrizione per questo servizio di riproduzione audiovisiva, potrebbe essere l'occasione per modernizzare di molto il sistema. Come? Intanto facendo certamente la ripresa audiovisiva, io credo che sia una norma, un'innovazione molto utile, perché è anche compatibile, diciamo, proprio è coerente con il clima, cioè con la filosofia del sistema accusatorio, cioè che nelle ambizioni del sistema accusatorio il dibattimento dovrebbe riprodurre come se fosse un film quello che la realtà storica che si sta ricostruendo. Quindi diciamo la risoluzione audiovisiva è del tutto coerente, io non ci vedo nulla di negativo, a parte appunto le questioni economiche e finanziarie. Però si potrebbe rendere automatizzata sia le operazioni di riproduzione audiovisiva, quindi con delle telecamere che basterebbe per il cui avvio basterebbe fare un clic senza necessità di un operatore fisso, e anche per la trascrizione del verbale, cioè la trascrizione del verbale attualmente, la trascrizione del verbale non è. Della trascrizione del verbale non si può fare a meno, perché il giudice o l'avvocato o il pubblico ministero. È molto più semplice consultare uno scritto invece che un audio, per la semplice ragione che nello scritto, se uno scritto è di 50 pagine, posso andare direttamente alla pagina che mi interessa. L'audio invece è molto più difficile trovare la parte che ti interessa. E quindi, insomma, secondo me, della trascrizione non si può fare a meno.
però si potrebbe fare la trascrizione automatica, cioè si potrebbe, utilizzando i sistemi di dettatura vocale che ormai conosciamo tutti sugli smartphone, si potrebbe fare in modo che il verbale, cioè che le dichiarazioni rese dall'imputato, ma anche dalla persona offesa, ma anche dalle parti, possano essere direttamente automaticamente trascritte. In questo modo potremmo risparmiare molti soldi, perché attualmente la società che ha vinto la gara gestisce qualcosa come 24.000 udienze ogni 2 mesi, e quindi con un enorme dispiegamento di personale. Se invece si automatizzasse, si potrebbe ridurre certamente il numero di persone impiegate, e quindi ridurre i costi, e magari con quei costi in certa misura fare fronte all'aumento dei costi dovuti alla necessità di dotare questi strumenti tecnologici anche alle forze di polizia. Quindi direi la mia proposta è l'automatizzazione delle riprese audiovisive e della trascrizione automatica, con degli accorgimenti tecnici che peraltro agevolerebbero di molto il lavoro di tutti gli operatori, gli avvocati, i pubblici ministeri e giudici, perché si potrebbe consentire, ad esempio, una delle tante opportunità che offrirebbe la tecnologia, si potrebbe consentire al giudice o all'avvocato o al pubblico ministero di evidenziare le parti delle dichiarazioni, le dichiarazioni del dichiarante che si ritengono rilevanti, in modo che poi dopo, una volta, nel momento successivo, dopo l'udienza, nella fase di studio o per la redazione della sentenza o per la redazione dell'appello da parte del pubblico ministero o da parte dell'avvocato, queste parti che nel corso dell'escussione del testimone o dell'interrogato, dell'indagato, dell'imputato, sono state ritenute rilevanti, possono essere appunto reperite in modo veloce, e quindi insomma questo agevolerebbe di molto il lavoro di tutti, e anche ovviamente quindi contribuendo quindi alla riduzione dei tempi del processo. Insomma, questo, diciamo che praticamente ci sarebbe la necessità di aumentare da 2 a 5 anni la durata del contratto previsto dall'articolo 51. Questa sarebbe una cosa molto utile. Si potrebbe rendere automatizzata la ripresa e la trascrizione, e poi però bisognerebbe dire espressamente se di questo sistema informatico deve essere apprestato, deve essere fornito anche alle forze di polizia giudiziaria dal Ministero della Giustizia. La dottoressa deve integrare? No, sostanzialmente abbiamo condiviso, cioè, quella che era la posizione del Ministero e della direzione. Ribadisco che allo stato attuale, cioè senza le implementazioni e gli sviluppi di cui parlava il direttore generale, la criticità maggiore è economica ed organizzativa, perché vorrebbe dire che ogni diciamo, fase di indagini preliminari in istanza del PM, del GIP e di tutte le figure che sono coinvolte da questa modifica normativa dovrebbero essere attrezzate con una strumentazione idonea, adatta ed anche complessa, e da un assistente tecnico, che sono, diciamo, i presupposti che oggi consentono di realizzare questo tipo di verbalizzazione, di registrazione. Ah, Bene. Sì. volevo aggiungere una cosa, perché un'altra opportunità che potrebbe essere costituita da questa legge è quella di porre fine ad uno spreco enorme a cui noi assistiamo tutti i giorni in tribunale. Cioè, l'assistente in dibattimento attualmente, l'assistente di cancelleria che fa il verbale, il cui compito è quello di fare il verbale, in realtà si limita ad un'attività molto limitata sul piano del tempo, perché se si limita soltanto a dare atto della presenza dell'avvocato, del pubblico ministero, del giudice, così, e poi dopo però tutta la verbalizzazione delle dichiarazioni ovviamente non la fa lui manualmente, perché c'è il sistema di registrazione con successiva trascrizione. Questo significa sottrarre un numero enorme di persone, di assistenti, ad altre attività che potrebbero essere molto più utili, tipo per esempio inserite ad esempio nell'ufficio del processo. Quindi la riproduzione audiovisiva e la trascrizione automatica, la connessa della trascrizione automatica, potrebbe consentire di fare a meno dell'assistenza, ovviamente con legge, quindi di fare a meno dell'attività di assistenza in udienza da parte dell'assistente, da parte del cancelliere, e
prevedendo magari una clausola di sfogo, e cioè che se per qualsiasi motivo il presidente del collegio o il giudice del dipartimento ritiene necessario una verbalizzazione manuale, ad esempio se non funziona in quel preciso momento, se non funziona la ripresa audiovisiva, a quel punto il presidente può avvalersi in via eccezionale del personale messo a disposizione dalla società che ha vinto la gara. Questo consentirebbe veramente, io credo, di recuperare ogni giorno almeno 400-500 persone. Bene, grazie. È collegato anche il relatore, senatore Cucca, buondì. Io ho compreso bene, insomma, il ragionamento che ci ha fatto sia il direttore che la direttrice su questi punti. Ci sono domande da parte di altri? No? Relatore, a posto così, poi... No, chiedo scusa, tanto ho piacere... Scuse accettate, prego. Intanto ho piacere di salutare la dottoressa Di Domenico e il dottor Orlando. Il dottor Orlando, abbiamo avuto un lungo periodo di collaborazione la scorsa legislatura, ci siamo incontrati tante volte, poi era stato in Sardegna, quindi mi fa doppiamente piacere, senza nulla togliere la dottoressa Di Domenico, ma proprio per il rapporto personale con il dottor Orlando, che stimo molto anche come magistrato, perché ho avuto il piacere di conoscerlo sul campo. Volevo solo sapere una cosa, la domanda era questa, abbastanza semplice, ma quanto bisogna innovare rispetto alla strumentazione che esiste già? Perché la polizia giudiziaria ha già la possibilità, poi ha ragione il dottor Orlando che effettivamente non siamo al passo con la tecnologia nuova, questo sicuramente, però effettivamente almeno per avviare il processo e poi magari cercare di ammodernare, di fare qualcosa di più nuovo, eccetera. Ma oggi però la polizia giudiziaria, o meglio le forze di polizia, hanno già strumentazioni sufficientemente adeguate per una videoregistrazione. Nelle caserme ovunque c'è un sistema per, salvo quelle più piccole, che è capitato qualche volta che le fa il comandante di stazione col proprio telefonino, ma vabbè, sono casi abbastanza non è diffuso. E invece i tribunali, di quali strumentazioni dispongono? Perché anche i tribunali generalmente hanno il sistema di videoregistrazione. Quindi effettivamente c'è da fare tutto da capo, oppure, perché questo serve anche per avere una indicazione, quantomeno per avviare questo processo, oppure c'è da fare, dicevo, tutto da capo, oppure si può iniziare a partire poi prevedendo magari in sede di finanziaria, in sede di qualsiasi altro provvedimento che lo consenta di ammodernare appunto tutta questa strumentazione. Questo per regolarci appunto anche sulla copertura finanziaria, perché come è noto la normativa, una lamentela che abbiamo, che facciamo di continuo, è che le nuove norme che riguardano le vicende giustizia sono generalmente ad invarianza finanziaria, ed è una cosa che è inconcepibile, ovviamente. Vabbè, diciamo, per l'invarianza finanziaria è soltanto un problema di volontà politica. Se il Parlamento dice servono 50 milioni, poi si trovano. Insomma, io poi sono stato legislativo, come stato senatore Cucca, quindi insomma le conosco i meccanismi. Ma per quanto riguarda però il problema, mi pare, credo che sia un errore. Cioè, attualmente il sistema di multivideoconferenza, a parte che è gestito da un'altra direzione generale, quindi noi insomma non abbiamo molti elementi, però è previsto soltanto in casi particolari, per il 51 bis, per i testimoni, anche non soltanto nei reati previsti al 51 bis, ma anche quando l'imputato, anche in un processo diverso, è comunque un imputato per reati previsti al 51 bis. Quindi, ed è un sistema molto diverso, molto costoso, perché tant'è che non tutti i tribunali hanno l'aula attrezzata per il sistema di multivideoconferenza, e sono poche, cioè continua a rimanere limitato a casi eccezionali, cioè appunto a casi di reati, a casi in cui si procede per reati con imputati molto pericolosi, e quindi non certamente incompatibile con questa idea di generalizzare il sistema audiovisivo. E poi comunque non so adesso se lì c'è un sistema di registrazione, di ripresa audiovisiva, non lo so, io non l'ho mai sentita questa cosa, però ripeto, non sono un esperto. Dico, qui invece, qui in questo caso, si tratta di
di dare un sistema che integrato che consenta alle parti e a tutti di combinare, di conciliare sia lo scritto che l'orale, che l'audio, che il video, insomma. Quindi mi sembra, insomma, direi che bisognerebbe avere un po' di ambizione, insomma, se dobbiamo fare una cosa del genere, cercare di metterci a passo con i tempi. Se si potrebbe iniziare limitandola alla, cioè, qualora non ci fossero le risorse necessarie, si potrebbe iniziare limitandola all'attività del giudice e del pubblico ministero, se c'è un problema di soldi. Se invece non c'è un problema di soldi, ci date i soldi e noi facciamo la gara anche per le forze di polizia. Però questo lo dovete dire, cioè che giustizia fa con i soldi propri anche una gara per tutte le forze di polizia. Grazie. Bene, grazie. Allora possiamo chiudere le audizioni e vi ringraziamo del vostro contributo e vi auguriamo buona giornata. Anche a Cucca, che vedo c'ha uno sfondo, è finto lo sfondo, giusto? Il mio? Sì. No, è casa mia questa. Ah. Era... Sono elementi sardi. No, sono veramente. Infatti mi riferivo proprio a quello. Bene. Grazie, arrivederci. Arrivederci.